Sapete che il 40%, se non più, delle auto usate è in realtà stato ringiovanito? La truffa delle auto usate è una pratica illegale e un problema allarmante che permette ancora a molti venditori di auto di vendere delle auto spacciandole come nuove, mentre in realtà queste vetture hanno il contachilometri taroccato. Questo soprattutto a danno di ignari clienti che vanno ad acquistare una vettura pensando che è nuova e non hanno soltanto, diciamo, non vengono soltanto lese nella loro parte economica, questo anche per quanto riguarda a danno di tutto il mercato dell'automobile, ma il reale danno è quello che poi può avvenire in seguito, soprattutto riguardo la sicurezza di quelle stesse persone che comprano quella vettura, vettura che è stata sopravvalutata soprattutto nella sicurezza. Ecco perché la Federazione Italiana dell'Automobile, la FIA, chiede all'Europa di mettere a fuoco il problema, di circoscriverlo e soprattutto di regolamentarlo, un po' come è accaduto in Belgio, dove in merito a questo problema si è creato un sistema del cosiddetto car pass. Secondo la FIA, appunto la Federazione Italiana dell'Automobile, semplicemente per scalare i chilometri basterebbe appunto questo strumento informatico che è facilmente acquistabile su internet a prezzi anche abbastanza abbordabili. Ovviamente ci sono diversi modelli, dai più semplici a quelli più complicati, però già solo con un budget di 150 a 200 euro ci si può accedere. E questo ovviamente a danno del cliente che acquista l'automobile e pensando di andare in vacanza con quell'automobile, automobile che pensa sia nuova ma in realtà è già quasi alla frutta. Serve una pena più severa per un reato penale e il metodo, la regolamentazione diciamo per sopperire a questo problema esisterebbe già, però manca quella che è una regolamentazione per quanto riguarda la privacy degli automobilisti. Per arginare le frodi, il Belgio ha adottato un sistema chiamato CarPass. Questo CarPass in che cosa consiste? È una certificazione che viene rilasciata alle auto che vogliono essere rivendute e dopo ovviamente degli appurati controlli tecnici. In Belgio questo metodo pare funzionare e alla fine ha un costo relativamente abbordabile, più o meno si aggira intorno ai 7 o 10 euro. Meno della visura di una targa che qualsiasi automobilista può richiedere presso un qualsiasi punto ACI in Italia. E perché allora, se si può sapere vita, morte, miracoli di una targa, non si può anche sapere vita, morte, miracoli dei chilometri di una macchina? In merito a questo, secondo la Federazione Italiana dell'Automobile, bisognerebbe adottare quindi uno storico dei chilometri di ogni singolo veicolo e in modo che ad ogni revisione e non solo, ad ogni cambio gomme, ad ogni modifica della carrozzeria, uno può avere accesso, può sapere e può registrare il chilometraggio di quest'ultima. Ci troviamo a Pasta, una frazione di Rivalta di Torino, alla Car Chilometri Reali, casualmente oserei dire, di una persona particolare che si è particolarmente interessata a questo problema. Ci troviamo con Alfredo Bellucci, autore del libro Non prendermi per il chilometro, la grande truffa delle auto usate. Alfredo, come iniziamo chiedendoti come ti è nata questa idea, da che cosa è partita? Ciao Fabrizia, sì, diciamo che anni fa ho iniziato a fare il lavoro del venditore di auto nei concessionari di auto
e poi una dozzina circa di anni fa ho iniziato a vendere in proprio e quindi a fare il commerciante di autoveicoli usati. Con l'esperienza quindi di diversi anni ho realizzato con più volte che il mercato delle auto usate sostanzialmente è inquinato dalla cattiva abitudine di andare a scalare i chilometri agli autoveicoli, appunto. Tutto ciò si traduce per noi venditori di auto diciamo onesti, quindi trasparenti, che vogliono semplicemente comprare un veicolo per poi rivenderlo e guadagnarci qualcosa, si traduce appunto in una concorrenza sleale. Per chi compra un veicolo usato, invece di essere un'opportunità, quindi quella di risparmiare, di comprare un veicolo perché lo stesso magari nuovo, quindi di 3 anni fa, 3 anni prima, costava una cifra non raggiungibile, 3 anni dopo con un po' di chilometri sicuramente è molto più facile acquistarlo. Il problema è che si pensa magari di comprare un affare, l'affare della vita, e invece poi può essere a volte la truffa della vita. Il mercato per quanto riguarda l'Italia, ecco, diciamo, come è posizionata l'Italia all'interno di questo mercato truffaldino? Sicuramente, come in parecchie altre attività più o meno legali, siamo ai primi posti. E non è però, cioè non dobbiamo pensare di essere gli unici. E quando si parla di truffe, e fa parte insomma, dell'umanità essere un po' truffaldini, il genio della truffa piuttosto che prova a prendermi, grandi film, o La stangata, sono film che ci insegnano un po' come funziona il mondo. Per quanto riguarda il settore delle auto, in Italia siamo particolarmente bravi, esperti nel creare la scena giusta, quella che poi al cliente interessa, e purtroppo far cadere molte volte i clienti nella truffa. Sul fatto che siamo primi, secondi o terzi a livello europeo, poco conta a mio avviso. Si tratta semplicemente di una truffa che dovrebbe essere sconfitta a livello europeo, ma come tale è penso un'utopia pensare di poterla sconfiggere una volta per tutte. Si può indubbiamente arginare, attraverso la consapevolezza, l'informazione si può combattere ed arginare. Pensare di vincerla credo che sia un'utopia. Ecco, questo principalmente è l'obiettivo che vuoi raggiungere attraverso appunto il tuo libro, quello di Non prendermi per il chilometro, in cui illustri quindi un metodo, un approccio soprattutto psicologico, da quanto ho capito, anche delle persone nell'andare a riconoscere appunto una truffa piuttosto che no. Sì, quindi i metodi per essere sicuri di aver fatto un acquisto trasparente e vero, autentico, potrebbero essere tantissimi. Un mix di tutti questi metodi, compresi quelli psicologici, possono essere un metodo di fatto per acquistare un veicolo con un alto grado di sicurezza, che i chilometri siano quelli indicati sul contachilometri. Mi viene da pensare che quando io stesso vado a comprare un veicolo usato, magari particolare perché vorrei tenermelo e non rivenderlo, o una moto, o un frigorifero, una stufa, una lavatrice, qualsiasi oggetto, se faccio così, penso a quel momento, cioè la fase dell'acquisto, è difficile non pensare all'emotività. Quindi tu vai a comprare un veicolo, la componente emotiva è fortissima, perché è quel veicolo ti porterà a spasso per un po' di anni e quindi ti deve piacere, oltre a rappresentare, a darti un grado di sicurezza elevato. E proprio il fatto che ci piaccia e che eventualmente siamo ben predisposti a comprarlo, probabilmente in quella fase abbassiamo un po' le difese. E sicuramente diventiamo una preda facile per chi vuole, come dire, alimentare proprio quell'aspetto, cioè l'aspetto emotivo. Forse la cosa migliore, che mi rendo conto essere difficile, è quella di avere comunque una traccia ben chiara che noi diamo con il libro,
dove se non si ottengono un tot di risposte, probabilmente quell'altro grado di sicurezza non ce l'abbiamo. Poi ovviamente uno può scegliere comunque di comprare anche il veicolo senza avere quelle risposte, poi ovviamente rischierà lui. Però il senso è essere indubbiamente molto, molto diffidenti. Mi piace tantissimo la macchina, però ho avuto soltanto 5 risposte a 10 domande, magari evito di comprarla. Ringrazio allora Alfredo Bellucci e vi consiglio altamente la lettura di Non prendermi per il chilometro, il suo libro sulla truffa delle auto usate, e io soprattutto vi ricordo che non dobbiamo sapere tutto per usare il nostro discernimento.